Buongiorno, sono all'aeroporto di Nizza, mi manca un po' per partire per l'Italia, perciò questa ve la devo raccontare perché ti dà l'idea di come un pollo, cioè il sottoscritto, si fa fottere da una multinazionale che si chiama Avis Budget. È una storia sintomatica perché noi che amiamo il mercato e siamo liberisti e che pensiamo che lo Stato, i burocrati siano sempre quelli che ti fottono, in realtà poi a fotterti sono anche le grandi multinazionali o piccole multinazionali tricky come Avis. Attenzione dunque a prendere le macchine dell'Avis. Arrivi all'aeroporto e hai fatto tutta la prenotazione con il gentile concierge italiana di Avis. Allora dici: senti, io vorrei una macchina, eccetera. E ovviamente gli chiedi: vorrei pagarla poco. E lui ti dice: guarda, abbiamo questa macchina per te. Ovviamente chiunque prenda una macchina, soprattutto come nel mio caso, che non deve fare il fenomeno, prende la macchina che costa di meno. Benissimo, 3 giorni 100 euro. Questo al telefono. Arrivi in aeroporto alle 11 e mezza di sera e arrivi a Nizza, all'aeroporto di Nizza, e c'è una gentile signora che ti dice: per lei abbiamo un'offerta, un upgrade. Dici: che ficata l'upgrade a Nizza. Allora ci cadi come un cretino. Prima questione, sei un cretino. Quando ti offrono l'upgrade lo accetti, sei un cretino. Io come un cretino accetto l'upgrade e mi dicono: è a pagamento. Grazie per l'upgrade a pagamento. Sono 10 euro, vabbè, 10 euro su 100 euro. Poi quando finisci di firmare tutto il contratto ti rendi conto che, cioè, i 10 euro sono al giorno e più dentro ci sono le tasse, i servizi e tutte le minchiate là. Quindi invece di pagare 100 paghi 140, 40% in più sulla tua macchina sfigata che volevi prendere. E fino a qua, voglio dire, sei stato cretino a prenderti una Renault Megane invece che la tua bella 500 e, come dice Raffaella Caputa, non è da te, un cretino. Ma questo non conta nulla. Ti danno un pezzo di carta alle 11 e mezza di sera in un parcheggio buio in cui ti dicono: senti, quella macchina che tu hai preso, tutto questo in francese ovviamente, che io non parlo, quindi in inglese, cerca di parlare, ti dicono: senti, questa macchina però c'ha degli scratch, c'ha dei piccoli bozzerelli sulla carrozzeria, e ti dicono: lì devi stare attento, stai attento che non ce ne siano altri. Aveva tre posti in cui c'era dei bozzetti questa macchina. Io vado là al buio col telefonino alle 11 e mezza, dove 2 ore di macchina per arrivare dove dovevo andare, controllo se ci sono altri bozzetti, pensa tu che palle, ma comunque controllo se ci sono altri bozzetti, ma ovviamente superficialmente e senza luce, come avviene a mezzanotte in un parcheggio buio dell'aeroporto di Nizza, no? Va bene. Prendo l'autostrada, vado a casa, chiudo la macchina nel garage della casa, riprendo la macchina stamattina, sempre dello stesso garage dopo non averla usata, la porto alla Avis di Nizza, arrivano dei solerti funzionari, gli stessi che non c'erano quando ti consegnano la macchina alle 11 e mezza, controllano la macchina. Ah! Nel paraurti davanti ci sono tre piccoli graffietti minimi. E tu dici: guardi, io non l'ho parcheggiata, c'erano sicuramente anche prima, e dicono: sono 350 euro in più. No, no, 350 euro in più, 350 euro in più per tre bozzetti con la macchina che era tutta grattugiata da tutte le parti. Mo' arriva il coglione italiano e gli fate pagare 350 euro in più. Avis, siete dei geni! Mi lamento. E ovviamente perché avevo un po' di tempo, perché in genere la maggior parte delle persone non si può lamentare perché c'è l'aereo che parte subito dopo, però io mi lamento, rompi i coglioni! Vado alla concierge della Avis e dico: scusate, io prendo una macchina che mi avete upgradato, che aveva piena di bozzetti, non mi accorgo che c'era questo piccolo bozzetto e mo devo pagare 350 euro perché non mi accorgo. Sicuramente hanno la ragione loro dal punto di vista legale, perché avrò firmato tutte le minchiate di questo mondo e sicuramente non supero i 1300 euro di franchigia, quello che cacchio volete voi. Sapete come finisce? Che la signora mi dice: facciamo 50%, invece di 350 170. Ma dico io: brutti delinquenti che non siete altro, o è colpa mia e lo devo pagare tutta, o se no siamo a fare gioco delle tre carte. E poi quant'è il valore di rimettere a posto quella macchina? O è 350 o è 100, o 170. Non è che ci può essere una trattativa. Poi dicono che siamo noi italiani. Avis è una roba incredibile, incredibile, perché entri in un meccanismo in cui capisci che sei un cretino.
cretino. Io quindi cosa faccio ora? Adesso ci sono 800 persone che mi vedono e sperano che tante altre mi vedano. Vi metto in guardia perché sono passato da 100 a 140 a 400 euro per una macchina per 3 giorni. Un deficiente. Carolina, hanno fregato anche me? Non lo so, ma comunque quello che vi dico è: state attenti alle compagnie che vi affittano le auto. Il taxi conviene, Massimo Greco? Avrei preso un taxi, andate e ritorno, calcolando l'autostrada e calcolando anche la comodità di arrivare col taxi e calcolando tutto quanto, non avrei pagato niente. Carla, mai Avis. Attenti a quello che fate. Viviamo in un mondo in cui tutti ti vogliono fottere, soprattutto probabilmente questi dell'Avis di Nizza. Che devo dire? Non ho risolto, Roman, non ho risolto, ho pagato, capito? Pagato. Stefano Sestidi, fregato da Avis anch'io. Allora, state tutti attenti, nel senso che quando si va da Avis, l'unica cosa che uno che pensa che il mercato esista e che crede al mercato è, certo, non puoi denunciarli per 150 euro, e poi c'hanno anche ragione loro. Quello che puoi fare, come ha detto oggi la signorina, è dire a questi signori che Avis, col cacchio che mi riprendono, col cavolo, ricordatevi, se vi danno una macchina non fate l'upgrade, e io che l'ho fatto sono un pollo e un cretino. Ciao, una capra.